Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema fredda e il cappuccino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più un'ora per il raffreddamento. Gli ingredienti sono caffè freddo, panna fresca che vi consigliamo di mettere in freezer per 45 minuti prima di iniziare la ricetta, mascarpone e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo lo zucchero da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla, versiamo la panna. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo montare senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby, siamo circa un minuto e mezzo. La panna è ben montata, trasferiamola da parte in una ciotola capiente e rimuoviamo la farfalla. Senza lavare il boccale, lo riposizioniamo, versiamo all'interno il mascarpone. Caffè freddo, lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo nella ciotola con la panna. Incorporiamo delicatamente il composto alla panna montata con movimenti circolari dal basso verso l'alto. Man mano che amalgamerete il composto, la crema prenderà consistenza. Dopo aver amalgamato per bene il composto, riponiamolo in frigo per almeno un'ora. Trascorso un'ora abbiamo ripreso la crema dal frigo, si è raffreddata e ben addensata, adesso possiamo servirla riempiendo dei bicchierini. Crema di cappuccino. Grazie e alla prossima ricetta.